che possiamo studiare la parola e scrutandola, vedere la tua volontà per Cristo nostro Signore. Ho visto che sei mio amico da secoli, padre Paolo, è di quelle zone lì, è Campo San Piero, è vissuto anche lui, sono Campo San Piero, ci siamo proprio rincontrati stamattina. Oh, sorelle mie, io avevo anche preparato un'omelia su Isaia 7, dopo ho visto, no, un po' l'impressione che non funziona. Non sento che gridano da una parte. Mi sono ricordato che ieri uno mi aveva detto, l'operaio, che c'era Sant'Ermanio, sarà Sant'Ermanio. Dico, vedrai che ho cercato dappertutto cosa stavate dicendo in Germania. Dico, sarà la settimana prima, no? E forse settimana dopo, cioè, no? Queste sono le lodi, dico, l'impressione. E vabbè, dico, io intanto vado avanti. E effettivamente la lettura di oggi, la prima, era quella lettura dell'Isaia. Vi ho detto che mi è venuta l'idea di presentarvi qualche spunto sui profeti, proprio perché stiamo leggendo Isaia, stiamo leggendo i profeti, ecco. Allora, proviamo a leggere il capitolo 7, dice. Perché è importante questo capitolo 7? Perché contiene forse alcuni versetti che credo che saranno forse quelli più studiati e ristudiati da tutti durante i secoli. Cioè, contiene i versetti da 10 e 14 dove si parla dell'Emanuele. Chi è sto Emanuele? E allora è importante vedere, sorelle mie, come il profeta vive in un tempo e in una storia, perché il discernimento si ha nel mio tempo e in una storia. Chiaro che si può avere anche discernimento sulle idee, ma sulla verità o l'accetti o non l'accetti, no? Il discernimento si ha, ma adesso, oggi, qual è la verità per me oggi? No? Cambi la verità, ma dico che cosa ne vuol dire oggi il Signore? Questo è il discernimento. Oggi, oggi stamattina vi parlavo mente, tenendo presenti questi pastori che erano martiri, del dono pastorale. Quando abbiamo una chiamata, la chiamata non è dice, ah, adesso sono quattro a me, te Gesù, Moemo tutto, papà, mamma, donne, sorelle, io e te soli. No, io e te c'è sempre una chiamata pastorale, che hai delle persone che sono legate a te. Alcune anche le vedi, le tocchi, le baci, altre no, sono lontane. Hai una chiamata pastorale, questa è la missione. Ciascuno di noi ha una chiamata pastorale, di essere un pastore o una pastora. Come? Pensate, Santa Teresina ne aveva una miriade di gente, non li conosceva, però era una pastora, sta bambina, sta ragazzetta, una pastora veramente. Quindi vuol dire che il Signore vuole che io l'aiuti, non è che lui abbia bisogno di me, cioè tenete presente che il Signore ha già fatto tutto, non è che dice, beh, 0,0,01 lo do a Sorandica, no, niente, ha già fatto tutto, capito? Però noi adesso siamo il suo corpo, dice Beata Elisabetta della Trinità, siamo una continuazione della sua incarnazione. Adesso la sua incarnazione sei tu, hai capito? Sono io. Ecco, in questo senso c'è una chiamata anche pastorale. Allora è bello rivedere le esperienze di questi uomini dell'Antico Testamento e ripeto che quello che è fondamentale, il segreto di questi uomini, non è tanto la loro qualità. Il modo di parlare alle volte debole, alle volte forte, che so io, ma è che avevano in mano un dono che non era loro, che era la parola. Come anche noi abbiamo in mano un dono che è la parola. E la parola è efficace. Vi ricordate anche San Paolo nella prima lettera del Nuovo Testamento, se volete, primo scritto, nella prima lettera ai Tessalonicesi, dice. Dice, voi avete, ringrazio Dio,
che perché avete accolto la parola, la mia parola, non quale parola di uomini, ma come parola di Dio che opera in voi che credete. Anche le parole dell'Apostolo sono parole che operano, quindi non è che adesso voi parlate dove avete quelle possibilità che avete di parlare. Dice, ma sono stata brava, oh che testa che ho. No, tu no. Dì la parola del Signore e dopo è Lui che funziona, capito? Ecco, tanta umiltà, dice, ma vedi, mi sono brava, l'ho ficcata una polpetta di tartanica. C'era un mio amico che dice, io ho fatto un cherimo, ma e l'ho buttato addosso. Allora, leggiamo questo testo, già vi accennavo che era siamo Isaia 7, Isaia 7. Allora, perché incomincio da Isaia 1? Per farvi capire il messaggio concreto di questo Emanuele. Nei giorni di Acas, figlio di Jotam, siamo nel 735 più o meno, avanti Cristo, figli di Uzia, re di Giuda, attenti qua, re Zin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, marciarono contro Israele per muovere guerre. Quindi siamo in un periodo, stanno per arrivare due eserciti a Gerusalemme. Qual era l'intenzione di questi due eserciti? Re Zin, re di Aram, sono i siriani, quelli di Aram, gli aramei, e Pekah era il re di Samaria, quindi era un ebreo, quindi abbiamo due re, un pagano e un ebreo contro un altro re ebreo che è Acaz, che è il re di Gerusalemme. Perché vogliono andare contro Gerusalemme, contro Acaz? Perché nei loro piani era quello di formare una coalizione contro quel famoso re di cui vi parlavo ieri che si chiama Tiglat Pileser III, che era una specie di Hitler di quei tempi, che voleva allargarsi verso Occidente e quindi mangiare uno alla volta tutti gli staterelli. Gli hanno detto, se stiamo da soli si mangia, coalizziamoci e andiamo all'attacco, magari con l'aiuto dell'Egitto. Acaz, re di Gerusalemme, non pensava di partecipare a questa coalizione. E nella sua intenzione era invece il contrario. Io invece, sai cosa faccio? Mi alleo col nemico, mi alleo con Tiglat Pileser III, così. Ma questo era un segreto, non era ancora rivelato chiaramente. Ecco. Quindi tenete presente questa situazione. Adesso vediamo un po' cosa succede. Marciarono per muovere, ma non riuscirono a espugnarla, vuol dire che non sono riusciti. Adesso perlomeno questa era la sintesi storica che fa. Fu dunque annunziato alla casa di Davide, quindi fu annunziato alla casa di Davide, quindi al re e quindi alla corte. Gli aramei si sono accampati in Efraim. Furono accampati in Efraim, cioè Efreme nel nord. Sono già accampati, sono già arrivati. Allora il cuore di Acaz e il cuore del popolo si agitarono, cioè incominciano ad aver paura del nemico, vedete, sono come chiusi dentro, sono le esperienze che umanamente noi facciamo e spiritualmente soprattutto, quello di sentirsi chiusi e attaccati dall'esterno, hanno paura, perché il nemico è accampato, è alle porte. Allora, allora il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano i rami del bosco per il vento. A questo punto tenete presente, quindi c'è un popolo chiuso, pieno di paura, arriva la parola del profeta, quindi sempre la parola la parola profetica, anche il dono pastorale che abbiamo è un dono di dire una parola, una buona notizia a uno che è chiuso dentro per paura di morire. Uno si chiude dentro. Il Signore disse a Isaia: vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Shear Yashub,
fino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Quindi vedete la geografia, come il Signore quando ci parla, se voi vi ricordate il momento della vocazione, alcune volte forse era sempre che avevi sempre questa idea, oppure hai un giorno particolare, un luogo particolare, un incontro particolare con una persona, un incontro, un ritiro che hai fatto, cioè hai un posto dove hai sentito questa buona notizia, dice parti, vai, muovete, eh? E il Signore dice a Isaia, va incontro ad Acaz, a tu e tuo figlio, e poi va e porta il suo figlioletto Shear Yashuv. Shear vuol dire un resto, Yashuv ritornerà. Quindi è una, si presentava con, non soltanto con delle parole, ma anche con dei gesti, con dei segni che potevano dare fiducia a questo giovane re. Era un ragazzotto, però era un testone, pensava di cavarsela da sola, da solo. Tu gli dirai, fa attenzione, sta tranquillo, vedete la parola ti calma, nella tranquillità e nella calma, vi ricordate, sta la vostra salvezza, è conversione, ed è qui ancora Isaia che lo dice, nella tranquillità, nella calma, sta la vostra salvezza. Sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di visioni fumose. È interessante, guardate, riguardare la nostra vita, c'è un certo momento, dice, non ce la faccio, qua si rabbanta tutto il fuoco, brucia tutto il pane. Non so che impressione avete avuto quando il qua brucia, adesso tacca, adesso tacca là, adesso mi brucia il corpo e tutto. Cosa faccio? Dove scappo? È lì la sensazione, no? Che essere oppressa, è oppressa. Dice, calma, calma, donne! E come l'angelo è arrivato, calma, calma, sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due tizzoni, avanzi di tizzoni fumosi. Già, vedi che sono già tutto vedi, che ormai non sono più neanche, non c'è più neanche fuoco, sono soltanto fumo, è soltanto fumo ormai, brucia tutto, per la collera di Rezzi, degli Aramei, figli di Romelia. Quindi non ti abbattere, e dei figli di Romelia, cioè non aver paura per questi due re, le re di Assiria e le re di... Perché gli Aramei, Efrem e figli di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo, saliamo contro Giuda, devastiamolo e copiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Quindi vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Tabeel era un ragazzo, un giovane pagano, e volevano mettere lui al suo posto. Questo Tabeel pagano avrebbe accettato di condurre i suoi soldati assieme al re di Assiria, al re di Siria e al re di Samaria contro gli Assiri, contro Tiglath-Pileser. Questa era l'idea. Ma tenete presente che c'era una parola che il Signore aveva detto da tempo, dal tempo di Davide, che ci sarebbe sempre stato una lampada, cioè un discendente di Davide nel trono di Gerusalemme. C'era un oracolo messianico. Quindi questa idea andava contro la volontà del Signore chiarissima, che ha detto ci sarà sempre un discendente. Loro volevano mettere un pagano, pensavano di metterlo. Dice, e dice, ma sta calma, questo non sarà, non succederà, perché questa è l'intenzione che hanno loro, ma è un'intenzione che va contro la volontà di Dio. Così dice il Signore, ciò non avverrà, ciò non sarà, perché la mia parola rimane. E poi sta dicendo, e chi è veramente il re di Gerusalemme? Chi comanda Gerusalemme? Sono io, e io ho messo questo re. Non si vede direttamente, ma è il seguito, l'implicito, perché capitale di Arma è Damasco, chiaro, capo di Damasco è Rezzi, capitale di Efrem e Samaria, capo di Samaria e figlio di Romeria, e non dice, ma è il senso, è allora capo di capitale di Giuda è Gerusalemme, e capo di Gerusalemme è Acaz, e io il Signore ho messo Acaz, non aver paura, ti ho messo io.
Però dopo c'è un versetto che è come una giunta, perché spesso succede quello che succede anche voi, fate l'ascoltatio, magari aggiungete una parola e dopo la vedete in parte nella vostra Bibbia, l'ascoltatio che hai fatto 20 anni fa, guarda cosa ho detto quella volta, ecco, e così una ascoltatio è rimasta dentro ancora 65 anni. Efrem cesserà di essere un popolo, cioè dopo tanti anni uno ha detto queste parole sono proprio vere, guarda, abbiamo visto che Efrem. Però la parola di Isaia che è per noi oggi è quella del 9b, ma se non crederete non avrete stabilità. Cioè hai due possibilità, la possibilità di credere e di fidarsi del Signore e di fidarsi della parola del Signore, che il Signore, e allora se tu ti fidi, Lui è il tuo alleato e Lui ti difenderà, oppure di dubitare e non avrai stabilità. Questa è la possibilità che ha davanti questo giovane re. Lui come uomo dice, beh, avrai anche ragione forse, ma come profeta, ma io mi fido più dei miei progetti di politico. Vedete, sono problemi che abbiamo noi. E lo dice, ma bisogna contare i soldi, sono soldi, 2 più 2 fa 4, cosa stai dicendo? Cioè, ecco, vediamo adesso un secondo momento, molto probabilmente, quindi queste parole le ha dette in una circostanza particolare, ci sono i due re che stanno arrivando a Gerusalemme, ancora non l'hanno presa, non sono riusciti, dopo dice anche, e poi dice dove incontra Agas, al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio, quindi nella zona sud, diciamo, di Gerusalemme, nella zona sud lì dove il re Agas cercava di difendere l'acqua, perché il problema in antichità come facevi a prendere, soprattutto Gerusalemme. Praticamente Gerusalemme era quasi imprendibile perché era costruita su uno sperone, e quindi di qua non riesci a prenderla sulla penna. E l'unica possibilità è nella parte del nord, ma lì potevano benissimo con le mura difendersi, buttare giù pietre sulla testa di chi si avvicinava. Non era facile prendere Gerusalemme. Ecco, allora. Dicevo, l'unica possibilità di prendere una città era quella di scoprire dove stava l'acqua e lasciarli morire di acqua, di sete, se riuscivano, perché alle volte può anche piovere, no? Ecco, ma soprattutto per fame, perché se non avevano chiusi possono stare 2 o 3 anni, quarto anno non moriva, non c'era più niente da mangiare, ecco. Allora, però il problema era anche dell'acqua. Allora lui stava osservando come nascondere l'acqua. Per esempio, se non crederete non avrete stabilità. Allora tenete presente che cosa significa anche non avrete stabilità. Il bello è che nell'ebraico queste due parole si assomigliano, hanno le stesse radicali. Ma di imlo tea ta minu kilo tea meno, sentite, no? Che vuol dire? Il credere vuol dire avere stabilità. Amen vuol dire stare in un luogo solido, hai messo i miei piedi sulla roccia finalmente, no? Ho sperato, hai messo, non sei là, in dubbio, sempre in dubbio, sono chiamato, non sono chiamata, ho sbagliato, no, sei i piedi sulla roccia, sei là, sulla roccia di Gesù Cristo. Allora, vediamo, e se invece non li metti su questa roccia, sei sempre in dubbio, vediamo un pochino. Il Signore parlò ancora ad Agas, in un altro momento, probabilmente nella resa, chiedi un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi, oppure lassù in alto. Evidentemente, vedete come il Signore è buono, vede questo ragazzotto che ha l'idea di già mettersi d'accordo con gli assiri, e non vuole ascoltare Isaia,
Ma il Signore non gli dice papà e impara a me, non gli dice, dice ti do anche un segno. Allora, alle volte il Signore proprio si spacca anche la testa, ti dà dei segni, dice ma no, non basta solo le parole che dice la tua, ti dà il Signore, ecco, e chiede un segno dal Signore, dal profondo degli inferi oppure in alto, cioè chiede un segno di quelli potenti, dal profondo degli inferi, il segno della morte. Vi ricordate il segno di Giona, no? Che vince, cioè il Signore gli fa vincere la morte perché lo butta fuori dalla pancia del serpente, della balena, ecco. Allora, oppure dall'alto, che è il dono della manna, cioè chiedi una roba seria, al Signore, in modo che non puoi dire beh, non è vero, beh, forse è un caso, no? Che sia un segno sul serio. Chiedi, manca, dice, io chiedo un segno, e il Signore me lo dà. E allora che cosa devo fare? E allora devo obbedire al Signore, ma io ho un altro crocetto. Capito? Succede questo. Per carità non parlarmi, perché sai che ha ragione la superiore, ma non sta a dire niente, no? Tanto io ho già il mio progetto. Allora dice, ma Acas rispose, oh, sembra un santo, guardate, non chiederò, non voglio tentare il Signore, io mai non chiedo i segni, no, non abbiamo detto che il nostro popolo nel deserto hanno mormorato, hanno chiesto segni, no? Non chiedere segni, e allora io non voglio essere. Ma non è vero, guardate, questo, che non si possa chiedere segni. Il re poteva chiedere segni. Il re aveva il privilegio di chiedere segni. Chiedi a me, ti darò, il Salmo 2 ve lo ricordate? Chiedi a me, ti darò in possesso le genti. Cioè, lui poteva, e per sé, non è vero che non poteva chiedere segni. Lui, come re, poteva chiedere segni. E non ha finto, vedete, santità. Ha finto santità. Perché? Perché aveva i suoi progetti e non voleva, per carità, che dopo tutti quanti dicono guarda, ti ha dato anche un segno e devi obbedire al Signore. No, non voglio, sembro un santo, mi sembra, è meglio che io sembri un santo e faccia le mie cose. Ecco, questo è l'atteggiamento di Acas. Notate, sorelle, guardate Acas, pensate, voi che siete delicate, pensate già a Giuseppe, no? Il rapporto Acas e Giuseppe, anche se Giuseppe, anche lui ha questi, ascoltate, San Giuseppe vuol dire, non chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse, ascoltate casa di Davide, non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche la pazienza del mio Dio? Dice, ma guarda proprio, niente, mi stai proprio stancando gli uomini e anche Dio, però Dio non si stanca, guardate la stranezza, la stranezza. Vi ho detto, abbiamo visto anche Isaia, il problema strano che abbiamo noi con Dio è questo, che lui, anche quando noi lo tradiamo, anche quando noi fingiamo, non so cosa conveniamo, e lui non molla già, non ti molla, ti do ancora, guarda, non lo vuoi, e sei un surconte, dice l'altro, no, e io te lo do ancora, nonostante che tu non voglia, ti do il segno, guarda, ti do il segno. Qual è il segno? Pertanto, uno dice, guardate il perché, no? Potrebbe dire, adesso arriva la punizione. No, non ti do la punizione, ti do un segno, guarda, che è il segno più bello. Pertanto, il Signore stesso vi darà un segno. Non lo chiedi, non lo vuoi, e ho capito perché non lo vuoi, perché non vuoi abbandonare i tuoi progetti. Ma io ti do un segno. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e scegliere il bene, poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui teme il guerre. Allora tenete presente il contesto storico per capire il primo senso di questo... Ed è un senso che dopo è stato approfondito e approfondito e approfondito finché arriva Matteo e dice, ma guarda, chi è questo Emanuele? Eccolo qua, è questo bambino che nasce dalla Vergine Maria. Ma vediamo in concreto che parola, com'era un segno di speranza
che doveva aiutare la fede di quest'uomo e di Gerusalemme in quel momento lì. Vi ho detto, sono due re che stanno attaccando, fra poco arrivano a Gerusalemme. Lui dice, ti do un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, chiamerà Emanuele. Tenete presente che il termine Vergine traduce il Parthenos della traduzione greca, ma originariamente la parola era alma, alma redentoris mater, no? Alma, l'alma. Alma che vuol dire una giovane donna, che può anche essere vergine, ma una giovane donna. E una giovane donna concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Allora, chi è questo Emanuele? Questa giovane donna la conoscono tutti perché parla la, non una, ma la, quindi vuol dire che già la conoscevano, era la resina, che avrà un figlio, che vuol dire? Qual era la parola di salvezza che ha dato il Signore a Davide? Che sempre ci sarebbe stato un figlio di Davide nella reggia di Gerusalemme, un figlio di Davide, la discendenza, un Messia. Qual era il progetto dei due re del nord? Quello di andare a Gerusalemme e spodestare il re e mettere un pagano. No, la profezia dice no, continuerà questa dinastia, continuerà, non aver paura. Ecco, guarda, la resina avrà un figlio che ha un nome strano. Non si usava dare un nome a Emanuele in quel tempo. E già in questo nome, Emanuele vuol dire Dio con noi, già questo nome è misterioso, è tutto da scrutare. Chi è questo figlio? Allora, mangerà panna e miele finché non imparerà a recitare il male, se sono tutte immagini anche poetiche, mangerà panna e miele finché non imparerà a recitare il male e scegliere il bene. Cioè finché arriva, quindi è un tempo, può essere pensato un tempo di difficoltà, un tempo anche di prosperità, comunque sta parlando di alcuni anni, dopo 2 o 3 anni, prima ancora che il bambino impari a rigettare il male, a scegliere il bene, ecco, nasce questo bambino e prima ancora che diventi grandicello, dopo 2 o 3 anni, prima che impari a rigettare il male, a scegliere il bene, qual è la promessa? Sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Cioè, di chi sono il paese, i due re, uno era il re di Siria e l'altro era il re uno è Siria, quindi era di Damasco, l'altro è il re di Samaria. Allora dice, non aver paura, questi due re vogliono spodestarti, vogliono mettere un re pagano. No, guarda, invece il Signore ti darà un figlio e vedrai fra 2 o 3 anni come questi due regni saranno svuotati, se vuol dire. Difatti arriveranno gli Assiri e gli Assiri deportano sia i siriani, deportano sia almeno parte, l'inizio del regno del nord. Ecco. Quindi il messaggio in questo momento è un messaggio storico, concreto. Dice non aver paura, tu hai intenzione di collegarti con la Siria. No, sta calmo, vedrai che il Signore invece sarà fedele. E tu non vuoi, nonostante che tu non vuoi, vedrai che succederà proprio così. Succederà proprio così. Però, attenti, che cosa si aggiunge dopo? Gli effetti, vedete? Ma se non crederete non avrete stabilità, quindi succederà dopo il versetto 17, è come un'aggiunta che realizza, che spiega anche cosa significa non hai stabilità. Il Signore ti darà questo messaggio di salvezza, vedrai che ti... però visto che tu continui a non credere, che cosa succederà? Non avrai però stabilità, non avrai stabilità, perché manderà anche su di te qualche anno dopo, ma sì, una 30ina d'anni dopo,
e quindi sono riletture che fa o Isaia stessa, o i suoi discepoli, che fa effettivamente. Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo, sulla casa di tuo padre, giorni dei quali non vennero da quando Efraim si staccò da Giuda, manderà le re di Assiria. E difatti anche su Gerusalemme il Signore manda l'Assiria, e siamo nel 701 con Sennacherib, no? Sennacherib che attorna la città, manderà il re di Assiria. Ma anche nel 701 il Signore proteggerà il suo popolo, perché in quel momento c'è ancora Isaia che prega, e siamo al tempo di Ezechia, di questo Emanuele. Allora, non è un testo così semplice, vi ho detto che il modo più vero per capire questo è situarlo nel tempo. È un messaggio per il tempo, per quel tempo lì, per quegli anni 731, 735, 33. È un messaggio di salvezza, dice: non ti preoccupare, però tieni presente che se tu perseveri nella tua mancanza di fede, allora vedrai che non avrai stabilità. Il Signore manderà il re di Assiria, e lo manderà anche il re di Assiria. Adesso vediamo, sorelle mie, questo era un messaggio, come mai è scritto qui la Vergine concepirà e partorirà un figlio? Vuol dire è una rilettura avvenuta dopo, fatta dagli ebrei stessi, la Vergine, non una rilettura cristiana. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. Questo messaggio di salvezza in un tempo così difficile è un messaggio di salvezza dato anche a un cuore duro come Acas, deve aver colpito sia la gente, ma soprattutto anche il profeta Isaia stesso, perché dice: queste sono le parole che il Signore mi ha detto di dire. E allora, quando Isaia vede che il re non ascolta, le cose vanno sempre peggio, allora dice, incomincia a tacere e si chiude in monastero. Anche lui va in monastero. Guardate capitolo 8, no? Il Signore mi disse: prenditi una gran tavoletta e scrivici con caratteri ordinari a Maher Shalal Hashpatz, che è il nome di un figlio suo, e chiamalo Maher Shalal Hashpatz, chiamalo qui. Il Signore mi disse: chiamalo, va bene. E dopo più avanti dice: si chiuda questa testimonianza, versetto 16, si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei discepoli. Io ho fiducia nel Signore, che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe, e spero in Lui. Ecco, io e i miei figli che il Signore mi ha dato siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore degli eserciti, che abbia sul mondo. Guardate il segno quello che vedete voi, cioè la vita monacale, la vita religiosa soprattutto, è una comunità di contrasto. Aspetta che contrasto. Comunità di contrasto, cioè non ci adattiamo a tutto. È il fatto, io sono vestito così, io vado sempre vestito così anch'io, no? Ma sono un po' strano, no? anche uno, per dire, ma già questo è un segno, cioè il contrasto, non per dire sono meglio, ma dice: guardate ragazzi, che c'è un altro modo di vedere le cose, c'è un altro modo di vedere la realtà. La realtà vista con l'occhio di Dio, con l'occhio del profeta, è una realtà molto più profonda. Questa è la comunità di contrasto. Allora, questo, visto che non lo ascoltavano, ci tacciamo e siamo qui nel silenzio, io e il mio gruppo di discepoli, ci fidiamo del Signore. Dopo parlerà più avanti. Ecco, io vi faccio vedere adesso come questo stesso oracolo sia stato scrutato, attraverso come fate voi nella meditazione, l'ha scrutato. Guardate il capitolo 9, in un altro momento della storia,
forse qualche anno dopo, ma comunque, o da Isaia o dai suoi discepoli, comunque è un oracolo che era vivo, non era lasciato là. Ma che cosa vuol dire? Una vergine concepirà un figlio, oppure la giovane avrà, si chiamerà Emanuele, questa storia dell'Emanuele. In passato, guardate, alla fine del capitolo 8, umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare. Oltre il Giordano, la curva di Guil, sarebbe Galilea Guim, nella Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una gran luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, giuiscono davanti a te come si giuisce quando si mette e come si giuisce quando si spartisce la preda. Cioè, vedete, questo messaggio è un messaggio che ha fecondato Israele, e anche nel cuore dei suoi discepoli, studiandolo, ristudiando, dice: ma questo è un messaggio di vita, è vero che gli assiri sono arrivati, hanno portato via un po' di gente, ma non è tutto, c'è ancora una speranza. Ecco, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, giuiscono davanti a te come quando si spartisce la preda, poiché il giogo che gli pesava e la sbarra delle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, hai spezzato come ai tempi di Madian, ai tempi di Giudici, poiché, tempo di Gedeone, poiché ogni calzatura di soldato nella mischia, ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca dal fuoco. Vedete, come sono immagini televisive, vedi soltanto degli scarponi e dei mantelli per terra, per dire che la guerra è finita, no? Scarponi bruciati, mantelli pieni di sangue bruciati, esca dal fuoco. Quindi vuol dire che la guerra è finita. Ma perché? Perché un bambino, ecco, chiesto a Emanuele. Vedete, già approfondiscono i discepoli, approfondisce Isaia stesso, ma un bambino, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità. E tenete presente il nome che ha questo bambino, non è soltanto il figlio di Acas, Ezechia, consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Ci sono dei nomi che vanno bene a un uomo, ma altri no. Consigliere va bene, consigliere, ma ammirabile, Dio potente, padre per sempre e principe della pace. Sono tutte espressioni che fanno pensare, a un bambino straordinario. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide, sul suo regno, che gli viene a consolidare, a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Quindi, vedete, sul trono di Davide ci sarà questo figlio straordinario, consigliere mirabile, Dio potente. Chi è? Allora andiamo a vedere. Per sempre la domanda è: quando scruti, perché non capisci, no? Se tu hai già capito, dice basta, so già, e fai un pisolino. No, come succede? Fai un pisolino e suonerà la campanella e vado avanti. Se invece dici: ma non ho ancora, cosa mi vuoi dire, signore? Vado avanti. Cosa mi vuoi dire? Vai avanti. No, succede così quando fai una vera scrutarsi. Non sei tranquilla. Dici: no, c'è qualcosa che ancora non mi hai detto, Gesù. E io scruto. Va bene, guardate. Allora, al capitolo 11, ritroviamo ancora il bambino. Oh, vedete. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio, di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Allora,
adesso l'immagine, e dopo vedremo il bambino, l'immagine del germoglio, del tronco di Jesse. Tenete presente, Jesse è il papà di Davide. E questo tronco di Jesse, questo albero di Jesse, è soltanto un tronco perché si è spezzato. Molto probabilmente allora siamo in periodi di grande sofferenza. Quindi vi ho detto che queste profezie sono profezie che vengono lette e rilette, sono parole che sono parole di vita per generazioni e generazioni. Quindi, come è parola di vita per noi, molto probabilmente questa parola che dell'Emanuele è stata scrutata in un tempo di grande sofferenza, quando sembrava che la casa davidica fosse troncata. E allora un profeta, chiamiamolo, si chiamano questi profeti tradenti, un profeta che dopo ha scritto, perché il libro di Isaia è come la Basilica di Sant'Antonio, se siete stati a Padova, no? È stata costruita nel 300, 200, 300, c'è qualche robetta anche antica nel 200, no? Ma dopo si è bruciata nel 400 e dopo nel 500 tutto ricostruito e avanti, ma ci sono delle realtà che vanno dal 200 fino al 900, quando Annigoni ha pitturato in fondo il noce di Sant'Antonio, ha fatto delle bellissime pitture, si vede che voleva immettere il suo marchio il grande pittore Annigoni, anche la, quindi, o anche la cappella delle confessioni. Ecco, la stessa cosa possiamo dire è per il libro di Isaia, che è sempre lo stesso libro, però è stato scrutato e riscrutato, e ogni generazione sentiva che era una parola per sé, e dopo questa parola era parola di Dio ispirata, veniva scritta nel testo. Allora, rileggiamo: in un periodo di grande sofferenza, qual è lo sfondo in cui questo profeta vede questo germoglio? E dice un po' prima, negli ultimi versetti del capitolo 10, provate a vedere che c'è lo sfondo, che siamo dopo un uragano, no? Una specie di uragano che porta via, qua vi porta via tutto il vostro giardino, vai là fuori, non vedi più niente, lo voglio, e ciascuno di voi avrà un albero, immagino qualcosa, questo è il mio, cioè, è questo, no? Ti metti il timbro qua, tac, mi adesso lo fai. Ho preso anch'io, ho detto, il noce di Sant'Antonio, ma poverino, e adesso sta due giorni senza acqua, non so, e poi non so se bisogna darne o non bisogna darne, quando uno è ignorante, e dice, la dai, non è contento, beh, comunque vediamo se sopravvive. Allora, va dopo un uragano, questo profeta fa un giro e vede tutti questi tronchi per terra, e però rimane stupito dal fatto, guarda il tronco di Jesse, dove sta l'albero di Jesse rotto, però lo guarda bene e vede che da questo tronco sta spuntando un germoglio. Questo è interessante, no? Sta spuntando un germoglio e sento un venticello qua, no? Dei quattro venti, un venticello che spira su questo germoglio. Questa è l'immagine, c'è ormai il silenzio dopo la tempesta, no? E va a guardare, c'è finito tutto. Ma come è finito tutto? Vedi che c'è un germoglio, sta crescendo. Ecco, allora il profeta dice, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, cioè la casa di Davide è troncata, ma no, adesso c'è qualcosa di nuovo che sta crescendo, un germoglio. Tenete presente che il germoglio si dice Netzer, e Nazareth deriva proprio da Netzer, dal germoglio. Nazareth molto probabilmente è un villaggio che è nato nel, abbastanza di recente, non è antichissimo, sarà nel secondo secolo avanti Cristo, un gruppo di cristiani legati al Netzer, il Netzer legati a questo Messia, e i Nazareni, diciamo, no? Tenete presente che gli ebrei adesso a noi si chiamano Nozzerini,
Nozeri, io sono un cristiano, Nozeri, Danazar, Nozeri, e quelli del Virgulto, e quindi la casa di Giuseppe era una casa che probabilmente aveva fatto, era ritornata da Babilonia e viveva lì come sto gruppetto, perché la famiglia di Davide in qualche modo erano nobili decaduti, no? Nobili decaduti, però sempre nozeri erano, sempre nobili. Ecco, si sono spostati questi poveretti, ma nobili decaduti a Nazaret, però le loro origini erano di Betlemme, quindi le loro origini venivano da Davide, Davide era di Betlemme, si sono spostati a Nazaret, però le origini dei padri erano di Betlemme. Allora, è interessante quello che vedete, non so se vi ricordate, nel Vangelo si dice andrà a Nazareth, perché dice i profeti hanno detto sarà chiamato Nazareo, dove sta? È proprio questo Nezer qua, sarà chiamato Nazareo, Nazareno. Allora, un virgulto spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. Vedete, il quadruplice ruach, lo ruach, lo spirito, vuol dire quattro volte, vuol dire la totalità dello spirito. Questo virgulto avrà la totalità dello spirito. Quindi state vedendo come la riflessione, l'intuizione, sempre sullo stesso oracolo, dice, ma chi è questo bambino? Questo Emanuele. Cioè, con una totalità dello spirito. Spirito di sapienza, di intelligenza, consiglio e fortezza, timore. Nella linea 70, invece di due volte timore, c'è anche la Eusebeia, che è la pietà, timore e pietà. Quindi i sette doni nella tradizione cristiana, i sette doni dello Spirito Santo riempiono il cuore di questo virgulto. Poi questo virgulto non giudicherà secondo le... è veramente un re che governa con giustizia, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi. E poi guardate, la forza del suo messaggio, la sua parola sarà come una verga che porterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Tenete presente, la parola è il soffio, la parola è il ruach sefatav, parola dabar è la parola, è il soffio e lo spirito messi insieme hanno un'efficacia straordinaria. Cioè, il problema che abbiamo noi alle volte anche nella nostra educazione è che tante cose ci sono state dette o tante cose diciamo anche noi, ma dipende se c'era lo spirito o non lo spirito. Se non c'è spirito, le parole sono belle, però non abbiamo la forza di farle. Questo è il problema, no? Dice San Paolo che la legge ti dice quello che devi fare, ma non ti dà la forza di fare quello che ti dice. Cioè, e allora devi essere un giustiziere, guarda, io sono riuscita, e tu come mai non ce la fai? E svegliati, muoviti, fai, no? No, non ti rendi conto che la legge ti dice quello che devi fare, ma non ti dà la forza di fare quello che ti dice. E allora hai bisogno di spirito, però se hai spirito, compi la legge come hai dilatato il mio cuore, no? Dice, compi la legge con una facilità enorme, come dice il Salmo. Ecco, allora, qui vedete ancora, quando c'è la parola in parallelismo con lo spirito, è una parola efficace. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. E adesso ritroviamo di nuovo il bambino. Prima l'immagine era del virgulto che sta crescendo. Adesso ritroviamo questo bambino, questo Emanuele se volete, vedete? E lo ritroviamo in una comunità, la forza della comunità. Questo è bellissimo, questo dovete mettere come stampata nella vostra comunità, perché questa è, così siete voi, care le mie donne.
E beh, è tutto maschile, puoi mettere il nome, c'è anche la pantera, il lupo della pantera. Allora, vedete, il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà, vedete? Ci sono tre coppie di animali, uno è feroce e l'altro è un animale domestico, il lupo, la pantera e il leone e il leoncello sono feroci, mentre l'agnello e il capretto e il vitellino sono domestici. E c'è un bambino che li guida. Poi, altra serie, la vacca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli, cioè il vitellino e l'orsacchiotto, si sdraieranno insieme e il leone si ciberà di paglia come il bue. Vedete, immaginate il povero leone, ecco, dice, non c'è niente da fare, qua il Signore mi ha convertito il cuore, senti, sta parlando, parla, quel povero bue, guarda, non ti mangio, sai, neanche un orecchio, perché il Signore mi ha detto di mangiare paglia e io mangio paglia. È bello questo leone, no? Che rimane leone, rimane leone e si accontenta di mangiare paglia, ecco. Allora, e ancora trovate che c'è un altro bambino, guardate. Quante volte avrete ascoltato questa parola? Avete visto che c'è un animale che sta da solo, la micidiane, sta da solo. Perché è importante, guardate, che questa è una stalla modello, è l'immagine di un monastero, no? Provate a vedere quello che il Signore vuole fare con voi, donne. Una stalla modello, no? Cioè non una roba così, da una parte le cattive, le tremende, e da là le altre poverette, e allora le dividiamo, con la vicaria le cattive, con le cose, no, insieme. Com'è possibile stare insieme? Allora, guardate, qui c'è come un segreto, parlano in modo semplice, con simboli, questi profeti. Perché non è possibile che il lupo stia insieme all'agnello? Perché ha paura, l'agnello ha paura del lupo. Allora il lupo lo mettiamo dentro in una gabbia, e tu fai colazione alle 8 e io faccio colazione alle 8:30, così siamo a posto e neanche ci vediamo, e io servo e così neanche vedo la tua faccia, cioè ci mettiamo uno da una parte e uno dall'altra per un mese, non sai neanche che esista il tuo sogno, metti da parte, perché hai paura, perché viene questa paura? Perché c'è il serpente, questo è, vedete l'idea, c'è un serpente, quando tu hai un serpente che ti fa così, e fa presto dire, vieni mi incontro, sì, ma guarda, io lo vedo, e lo vedi tu, no, io lo vedo che mi fa così, hai capito? Ho paura, cioè voglio dire, quando non c'è comunione, non è per cattiveria, e questo vi aiuta, ci sono paure profonde che abbiamo noi, allora, cosa fa questo Emanuele? Vedete la forza dell'Emanuele? Che mette la mano nel collo del serpente e lo tira fuori il pungiglione. Questa è la forza, guardate, ogni mattina, e vedi questo Emanuele che entra dentro il tuo cuore, nella tana là dove c'è, e tu vai avanti, ma come prima mi eri così antipatica, adesso insomma non sei proprio così, e cominci a voler bene, perdonare. Questo è un dono, vedete, la forza di questo Emanuele, che San Paolo, se vi ricordate, dice, lo spiega, no? Perché è un testo che dopo continua anche in Paolo. Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Il pungiglione, allora, ti tira fuori, allora, vedete, oggi viene il padre Paolo, ti confessi, ma come, guarda che prima non c'è, tutte buone, tutte sante, è così, no? E questo è il pungiglione della morte, è il peccato. Allora, qui vedete, si sta realizzando quel progetto, nella Genesi si diceva, no? Un figlio della donna, ci sarà una lotta tra
tra il serpente e la donna, tra il figlio del serpente e il figlio della donna. Adesso vedete questo figlio del serpente, vedete il figlio del serpente, l'Emanuele, il figlio di questa donna, della Vergine, è quello che vince il serpente, ma non con una fatica. Lì in Genesi si dice, uno sì, tu lo vinci, ma l'altro tenterà di attaccarti il cappello. E dice, è un gioco di bambini, giocando, sarà facilissimo. Sembra una cosa strana, eppure è così. Cioè la vittoria ci viene regalata. Chiudo, donne, perché dovete scappare. Ma osservate una cosa, come termine: non agiranno più iniquamente, né saccheranno tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese. Allora, e poi in quel giorno la radice di essere si rivelerà in vessillo per i popoli. Cioè, qual è il segno che voi date? È il segno della radice di essere, no? Della radice di essere, cioè di questa comunità che è messa in comunione perché ha ricevuto, perché questo bambino ha tolto nel cuore di ogni sorella il pungiglione della morte, e c'è la comunione, e questo è come un vessillo. E allora tutti qua ci andiamo a vedere al Borgo Fares, o a questo borgo, andiamo a vedere, insomma, anche se non vengono a vedere, voi siete un sigillo. Ecco, questa è la radice di essere. Detto questo, basta, perché se no esageriamo nei tempi. Ho finito, donna mia, ho finito ormai. Ma intanto con l'Agimus ti va bene. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.